Paoletta! Paoletta Saulino! Come state? Bene, bene, facciamo risentire un attimo la sua performance con la maglia del Napoli. Facciamola risentire un attimo. Aspetta, aspetta lì, aspetta lì. Mamma mia. Ma io non ti conoscevo in questa veste, scusami Paola. Cristiano Ronaldo c'ha da Fobuchi, c'ha da Fobuchi, c'ha da Fobuchi. Ma scusa, ma... Cristiano Ronaldo c'ha da Fobuchi. Ma signor Saulino. Ragazzi, allora, dimmi, devo dire che antropologicamente... Ah, ho capito chi è questa. Sì, certo. Sono pronte per essere... È questa? Sì, sono pronte per essere monte. Sempre io, lo so. Che ti spippetti su di me, lo so, io ti amo. Io non la conoscevo prima, né ho intenzione di fare quella pratica su di lei, signora Saulino. Cara signora Saulino, ti spippetti alla grande su Paoletta Saulino. Ma io vi querelo a tutti quanti voi. Ma figuriamoci, sta sporcacciola volgare. Sul suo pucchiacame ti spippetti. Sul suo pucchiacame ti spippetti. Sul suo culame. Una signora che è tra le più volgari che ho mai sentito. Ma veramente no. Di una volgarità inaudita. Veramente no. Comunque, Paola, dimmi. Una sporcacciona. Non sa tutta l'antropologia che sottende le una mie performance. Dimmi Paoletta, che mi volevi dire su questa storia del allora, Napoli? Allora, io devo dire, voglio dire una cosa, che è una parola che ha nominato anche il mio mister, l'appartenenza. Sì. Il tifo antropologicamente è identità e appartenenza a un gruppo che è il gruppo anche della tua terra, inevitabilmente del tuo DNA. Che vuol dire questo? Dunque, un'esternazione da tifoso deve essere relegata sicuramente all'insieme della tifoseria e non deve andare. Ma tu che oltre. Cosa fai se Napoli, che ne so, va in Champions League o addirittura vince la Champions League? Cosa faresti? Cioè, a me piacerebbe poter fare qualche cosa di vagamente più istituzionale, però sempre come istituzione. Cioè, che cosa adesso potrai capirmi. Vorrei fare un bello spogliarello al San Paolo, se fosse possibile. Spogliarello al San Paolo, sì. Limitiamo questa cosa qua al passaggio del turno col Barcellona, che già sarebbe una grande cosa, no? Il Napoli supera il turno col Barcellona, tu ti spogli al San Paolo? Addirittura per il passaggio del turno. Col Barcellona, però, amica mia, Barcellona però andare. Il Barcellona è tanta roba. È tanta roba. Allora se facciamo lo spogliarello per un passaggio di turno, poi dobbiamo fare veramente pompinami a volontà. Poi sì, esatto. Quello è vero. Allora, però, ma lei decidiamo... non ha altre occupazioni. No, lei fare ma lei spogliarelli. No, dobbiamo fare un po' di pompiname perché poi comunque tanto amore, tanta gioia. Esatto. Allora facciamo una cosa graduale. Facciamo una cosa graduale. Allora ricordiamo però come vive la signora Saulino. Ma fa la showgirl altrimenti... su internet, su un sacco di cose, serate, non rompere i coglioni. Allora, ma sto Parenzo che rompe sti coglioni continuamente. Ma poi Parenzo fa il conduttore radiofonico con me. Poi fa il conduttore televisivo e rompe il cazzo. Lei fa la showgirl in un altro modo. Ho capito, ma io non mi faccio cacacame, culacame e queste porcherie mi spoglio in pubblico. Ma che dite? Sarà diverso quello che faccio io del cura che del rispetto. No, è uguale. A quello che fa la Saulino. Perché di quello che fai tu, a lui non ce n'ho fatto proprio. Applauso, Saulino. Allora andiamo per ordine. Allora, scusami, Paolo. Allora, spogliarello, decidiamo questa cosa insieme, così la comunichiamo sì, urbi sì, e torbi. È vero, mettiamola nero su bianco. Nero su bianco, se passi il turno col Barcellona, spogliarello al San Paolo. Spogliarellame al San Paolo. Che si chiamerà San Paolina dopo. San Paolina, bravo. Se invece dovesse esserci, ma una cosa assolutamente, come dire, improbabile, però che ne sai? Cioè può essere tutto improbabile, però nella vita non vittoria si sa del Napoli in Champions League, in Champions Spompinami League. A volontà. Ma a chi spompinami a volontà? Cioè tu se arrivi fino a quanto? Cioè a chiunque, napoletani, giocatori, che ne so, decidiamo qualcosa. Non lo so, cominciamo dagli spogliatoi, spompinami a volontà, spompinami a volontà, sì, spompinami a volontà. D'altronde puoi prenderti anche delle adepte, non è che devi fare tutto da solo. Però è una donna, è una persona imbarazzante. La danza della vittoria si celebra in collettività, non brava. È che sono Angiarosa e tengo tutto brava. Per me. Pompini a volontà, pompini a volontà. Almeno per 24 ore, per 24 ore, almeno per 24 così, ore. Ame? Che vuol dire? Che modo pompiname è di parlare? Un minuto e quarto d'ora, pompinami a volontà.
Allora, un'altra perché cosa. Perché usa queste formule così? Perché è una forma arcaica, volutamente artistica. Non è come arti. Esatto. A me fa. Incredibile, mi comprende. Ma io ecco. Ho capito qual è il senso della cosa, ma caro quale Valente. Senso? Sono una serie di porcherie dette con questo linguaggio idiota per analfabeti. È l'unico che non capisco. Ma io capisco perfettamente che è un linguaggio idiota che lei si è inventata per non dire le porcherie. Ma quale nuovo? Ma quale nuovo? Ma chi pensa di essere Andy Warhol? Ma quale linguaggio nuovo? È una che si spoglia e dice delle porcherie e si inventa questo modo barocco per dirle. Non diciamo cazzate per piacere. Andy Warhol, che è il padre della pop art. Pop deriva da popolare. E lei è il padre, lei è la figlia, e lei è l'inventrice della sex art. Ma figurati, ma sex speaking. Però scusami, c'è una cosa ancora che voglio chiederti. A parte questa magnifica promessa che hai fatto a tutta Napoli, spogliare lame e poi successivamente spompiname nel caso di percorso virtuoso del Napoli, però voglio chiederti una cosa che riguarda i piedi. C'è stato un argomento qui molto dibattuto. Il piedame. Sì, esattamente, il piedame. Cioè, nei giorni scorsi una signora è intervenuta qui dicendo zanzarame. Che ma ti pare che uno debba zanzarame, l'assettame? Sarebbe come se io alla mi state facendo incazzare. Sarebbe come se io alla prima puntata della Sette ospite magari un ministro gli dicessi caro ministro Bonafedame, ad esempio. Dici, ma che cazzo dici, scusi? Caro ministro Bonafedame, che ne pensa del dappame, cioè del DAP? Sono cazzate! Lei è una povera analfabeta! Bravo, il parenzame può essere il permenismo, brava. Il falso permenismo che pervade la nazione. È il parenzame, sì. Allora nei giorni scorsi una signora, una pornostar, ha detto che vorrebbe farsi eiaculare sui piedi da Parenzo, ha detto le piacerebbe molto farsi. Schifo, mamma mia! È una pratica, lascia perdere Parenzo, però è una pratica che tu apprezzi, questa qua dell'eiaculazione allora, sul piede. Io sono una che il piedame cioè l'ha bello, ma non lo valuta molto in maniera sessuale, devo essere sincera. Sì. Oltretutto un 34,5 e la gente impazzisce assolutamente per il mio piedame, proprio si fa le segacce, il addirittura 34,5 col 34,5 sì, sì. E perché? Sì, è un gingillo, è la natura mi ha premiato, insomma è bellissimo, è molto bello, un piedame molto bello. E la gente si sega moltissimo sul piedame. E gli altri, io non lo valuto così sessuale, farò il piedame. Per esempio, il segame con i piedi, tu lo pratichi il segame con i piedi, cioè i piedi. Allora, il segame con i piedi non è molto sessuifero per me. Se proprio loro me lo dovessero domandare, posso provarci nell'incavo, perché c'ho un bel incavo così. L'incavo è interessante, è una cosa che mi appartiene tantissimo. Mi fa un po' di solletichino quando mi ciucciano il ditame, il ditone. Ma adesso andiamo, questa è interessante, questa qua, la ciucciata. No, il ciucciame del ma il ciucciame del dito è un escort praticamente. Ciucciame, no, che escort, è il ciucciame. Ma l'escort la farà tua madre. No, brava all'attacco. Ma io non ho capito. Questa dice che fa questo e fa quello. Semplicemente tu tutto edulcorato da questo spiedame, calame, è semplicemente una esibizionista mezza escort che dice delle porcherie, dai, basta. Giù Parenzo. Allora la parola escort a Paolo Saulino non si dice, punto e basta. Non si dice, anche perché io faccio sesso solo per piacere e poi perché sono un intellettuale. Bravo. Io non capisco perché scusate Parenzo mi tratta come una mezza escort porno star. Ma non so se mezza o totale, ma una Pagliacchi che si vuole spogliare allo stadio. Andare per cortesia, stai zitto, no. Scusami, stai zitto, però. Abbi rispetto dell'arte. Giù. Per una linguista come me. Beh, sì, adesso questa è una scienziata della comunicazione. Linguista. Scusami, ma l'incavo, no, la cosa interessante linguista è un'altra. Detto. Zitto, linguista, certo. Esperta. Ha detto linguista questa qua. Linguista. Sì. Scusami, Paola. Sono una semiotica del sesso io. Semiotica, beh, bellissimo, scusami. Semiotica. Scusami, una che si vuole spogliare il pubblico e dice ste porcherie è semplicemente una povera pornostar, dai. È l'appartenenza, ma che ne sai tu, Parenzo, del tipo delle emozioni. Non sa niente. Paola. Privo di sentimenti. Brava Paola, brava. Scusami arido, un attimo. Allora, il ciucciame delle dita è una cosa che ti capita spesso con i tuoi quando hai dei partner. Paolo Ruffini, il parenzame. Allora, il ciucciame delle dita qualcuno a volte vuole praticarmelo, sì. Io non godo particolarmente, non godi particolarmente. Mi fa un certo solletichino. E chi se ne frega? Sono molto tradizionale con il mio sessuame. Insomma, vado per i preliminari, il sesso orale. Però i piedi, abbiamo capito che i piedi non sono della non sono nella. Non è proprio la mia. Vabbè, sì. Che notizia. Ti abbraccio Paola, ti abbraccio, sì. ti abbraccio tantissimo. Un scusami. Manda a fare il di Parenzo che odia perché è represso. Io ma quale represso? Amo, evviva. Ciao.